Martedì 27 novembre 1095. Il Papa Urbano II tiene una seduta pubblica per fare un grande annuncio. La folla corsa ad ascoltarlo è immensa. Urbano II incominciò il suo discorso descrivendo ai suoi ascoltatori la necessità di aiutare i loro fratelli d'Oriente. La cristianità orientale aveva invocato aiuto perché i turchi stavano avanzando nel cuore della terra cristiana, maltrattando gli abitanti e profanandone i santuari. Alla fine il Papa lanciò il suo grande appello. La cristianità occidentale si metta in marcia per soccorrere l'Oriente e liberare la Terra Santa. Ricchi e poveri devono smetterla di trucidarsi a vicenda e combattere invece una guerra giusta, compiendo l'opera di Dio. Non doveva esservi indugio, si preparassero a partire quando fosse giunta l'estate, con Dio per loro guida. Urbano parlò con fervore e la risposta fu immediata e straordinaria. Grida si levarono dalla platea a nome di Dio lo vuole e più volte interruppero il discorso. Il Papa aveva malapena finito di parlare quando l'anziano vescovo di Lepois si alzò dal suo seggio e, inginocchiatosi davanti al trono papale, chiese che gli fosse permesso di arruolarsi alla Santa Spedizione. A centinaia si accalcarono per seguire il suo esempio. Poi il cardinale Gregorio cadde in ginocchio e ripeté ad alta voce il Confiteor, e tutto l'immenso auditorio mi fece eco. Tutto l'Occidente, tutte le popolazioni barbariche che abitavano sull'altra sponda dell'Adriatico fino alle colonne d'Ercole si erano riunite e muovevano in massa contro l'Asia. Intere famiglie marciavano da un estremo all'altro dell'Europa. Affluivano soldati da ogni dove, chi da una regione, chi da un'altra, con armi, cavalli e tutto l'equipaggiamento militare. Li animava uno straordinario ardore e invadevano ogni strada e ogni sentiero. A questi guerrieri si unì una massa disarmata. Erano più numerosi dei granelli di sabbia, più delle stelle in cielo. Reggevano palme e croci sulle spalle. Donne e bambini abbandonavano la loro terra e le loro case. Fiumi di gente confluivano da ogni dove verso Gerusalemme, dando origine ad una vera e propria migrazione. Uccidendo gli infedeli e andando a morire nella Gerusalemme terrestre, sono fermamente convinti di garantirsi la partecipazione al giorno del giudizio. Il predicatore Pietro l'Eremita si mette a capo di quelle masse, finendo addirittura con l'eclissare il ruolo del Papa. Una moltitudine di gente del popolo si mette in cammino già a metà agosto del 1096, dopo la mietitura, lasciando lungo il proprio percorso massacri e distruzioni. La carneficina degli ebrei in Renania, saccheggi e uccisioni in Ungheria e nell'impero bizantino. Costantinopoli li vede arrivare con terrore. Alessio I Comneno permette che passino sulla riva asiatica del Bosforo. I crociati si dirigono poi verso il territorio turco, ma subiscono due terribili disfatte. L'imperatore organizza il ritorno dei superstiti in Europa, ma la spedizione di rientro fallisce e si ritorce contro di lui. I crociati non ammettono che il loro Dio possa essere sconfitto e attribuiscono la disfatta
al tradimento dell'imperatore bizantino. Attraversata l'Anatolia, soffrendo la fame e la sete, i crociati arrivano in Cilicia, alle porte della Siria, dove li accolgono alcuni armeni stabilitisi in quelle zone. Nascono nuove divisioni. Alcuni vogliono ritagliarsi un principato, mentre i Paupares, gruppi di diseredati aggregatosi agli eserciti feudali, restano fedeli agli obiettivi religiosi. I crociati arrivano ad Antiochia il 20 ottobre 1097. Con le sue mura lunghe più di 10 chilometri, munite di 450 torri e una fortezza, quale i crociati non hanno mai visto in vita loro. Privi come sono di macchine d'assalto, i crociati non possono espugnarla e la città cadrà soltanto in seguito ad un tradimento. La via per Gerusalemme è aperta, ma tra i baroni scoppiano conflitti per decidere a chi spetti la città conquistata. I Pauperes insistono affinché la spedizione prosegua. Tra loro si è sviluppata la cosiddetta setta dei Tafuri. Miseri, scalzi, stracciati, diventano la punta di diamante dell'armata, tanto da ispirare ai musulmani un profondo sentimento di terrore. Ma in realtà la loro forza militare è nulla. Privi di lance e di scudi, sono armati solo di bastoni e dalla certezza che la provvidenza provvederà a tutto. La loro disumana ferocia orripila persino alcuni cavalieri. Uccidono sistematicamente i musulmani e dopo la battaglia giungono a divorare i cadaveri dei nemici. Nel 1099, quando arrivano a Gerusalemme, i crociati ne restano abbagliati. Si inginocchiano come deve fare chi sta per compiere la volontà del Creatore. In attesa del 13 giugno, giorno per assaltare le mura, come misura principale decretano un digiuno pubblico, ma privi delle necessarie scale falliscono. Certi del miracolo, non hanno preparato nulla per l'assalto e ben presto diventano loro i veri assediati. Fortunatamente a Giaffa viene segnalata una squadra di 6 navi genovesi che procurano ai crociati legno e carpentieri. Ridotti a 12.000 uomini, proclamano un nuovo digiuno e l'8 luglio scalzi, guidati dal clero, sfilano in processione intorno alla città. Il 10 luglio passano all'attacco. Il 15 luglio superano le imponenti mura ed espugnano la città. Per 2 giorni si susseguono massacri. I pochi ebrei sopravvissuti vengono venduti come schiavi, mentre alcuni musulmani riescono a fuggire a Damasco. Dopo la presa di Gerusalemme, per i poveri e i chierici, il potere deve essere necessariamente teocratico, in quanto là dove il Signore è stato crocifisso non può esservi un re. Venne nominato advocatus Goffredo di Buglione, che rifiutò il titolo di re per prendere quello di avvocato del Santo Sepolcro.